qui, quello traforato, è il sottolavello che dovete tenere sempre in casa. Ma già faceva la differenziata a casa? Eh sì, con i bidoni. Bidoni, chiamiamoli bidoni. Io contentissima perché avevo dei bidoni sotto il nostro condominio che era impossibile, era diventato impossibile vivere. Siamo già abituati a questo. Siamo già civili. 40.000 residenti pari a 18.000 utenze domestiche e 1.523 non domestiche. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta di Amio e Comune di Bari si espande e arriva nei quartieri del quarto municipio, Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita e in parte del quartiere Picone. La data da cerchiare in rosso è quella del 9 ottobre. Nelle scorse ore infatti è stata avviata la distribuzione dei kit completi di pattumelle e buste. Grigio, quindi indifferenziato. Per il vetro. A disposizione dei cittadini le postazioni fisse che saranno nel mercato di via Vaccarella a Carbonara e nella sede Amio di Ceglie. Con questa zona più della metà del territorio della città di Bari viene servita dal porta a porta, perché dobbiamo spingere con la crescita della percentuale della raccolta differenziata e soprattutto con la riduzione di quello che viene portato in discarica. Perché questo ampliamento del servizio di raccolta porta a porta consentirà a Bari di raggiungere quell'importante obiettivo del 65% di raccolta differenziata che necessariamente deve essere traguardato entro il 2026. Ma solo che dobbiamo capire come funziona con le buste e con le cose.